Assessore, una giornata per ricordare, allora ricordiamo le iniziative dell'amministrazione comunale di Rimini e anche non solo per il 27 gennaio perché insomma ci si lavora tutto l'anno. Sì, le iniziative in questa giornata sono diverse, sia da presentazioni di documentari, partiamo sabato mattina con un documentario appunto sulla Shoah delle donne, rivolto prevalentemente alle scuole, per poi arrivare al giorno della memoria in cui abbiamo la cerimonia istituzionale la mattina e poi la sera la proiezione del film appunto sul dottor Mengele e il ruolo appunto che ha avuto anche la medicina all'interno del percorso. E mi piace sottolineare però una cosa che è fondamentale, ovvero che per noi non è una giornata della memoria, ma per noi è un percorso di educazione alla memoria, è un percorso lungo, è un percorso che va avanti da 50 anni per il Comune di Rimini con il progetto appunto educazione alla memoria, ma è un'attività che parte dal mese di ottobre, arriva fino al mese di aprile. Poi per qualcuno dei ragazzi partecipanti si traduce anche nel viaggio direttamente ad Auschwitz, ma è un momento, un'attività, un insieme di incontri, di momenti di dibattito che portano ovviamente a analizzare quello che è stato, quindi la memoria in sé, quindi ricordare quello che è stata la Shoah, quello che è stato il nazismo, il fascismo nel nostro paese non solo, ma quello che oggi, ancora oggi, noi possiamo leggere con l'aiuto appunto della storia. Quindi è un dovere ricordare, ma è un diritto conoscere, studiare la storia e cercare di capire quello che è il presente. E credo che in questo progetto abbiamo fatto davvero molto. Il titolo di quest'anno è Vedi la voce umano, vittime, carnefici e spettatori. Mi piace sottolineare che questo titolo e l'argomento di quest'anno è stato un po' inscelto anche durante l'ultimo viaggio ad Auschwitz, proprio da un'interlocuzione fra noi e i ragazzi che hanno partecipato, per cercare di comprendere come alle volte spesso un'analisi superficiale della storia ci porti a definire chi era vittima, chi era carnefice, chi fossero gli spettatori che guardavano quanto accadeva e che cosa in realtà stessero facendo. Un'analisi approfondita per capire che cosa significhi la voce umana, la dignità, chi sia la vittima e chi sia lo spettatore, chi sia il carnefice, ci permette di leggere il presente, eliminando spesso anche quelle che sono appunto delle analisi un po' sommarie e spesso abbondantemente superficiali. Perfetto.